Una vicenda che ha portato a due arresti a Campobasso, uno in carcere e l'altro ai domiciliari, e che ha riguardato due giovani ragazze, una di 27 anni con un già lungo curriculum criminale, l'altra sua complice di 24 anni, già conosciuta come consumatrice abituale di stupefacenti. È la storia di un tentativo efferato di rapina avvenuto in un palazzo di Via Marche, quando, secondo un piano ben orchestrato, la ragazza più anziana riusciva ad entrare in un appartamento ed aggredire una signora anziana da poco vedova e con una somma consistente di denaro in casa, frutto di alcune vendite di terreni. La ragazza più anziana, mentre l'altra operava da palo e da diversivo per i vicini di casa, colpiva ripetutamente la signora, procurandole anche la fuoriuscita di molto sangue dalla testa, e minacciava di far male anche ai suoi familiari se solo non avesse rivelato il nascondiglio del denaro. La signora reagiva alle violenze e portava la ragazza allo spavento per l'abbondante sangue versato e alla fuga. Immediate le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Campobasso, che riuscivano in breve a ricostruire l'intera vicenda, ma anche a raccogliere le prove attraverso intercettazioni, interrogatori e recuperi visivi delle telecamere, permettendo alla magistratura di agire con la giusta determinazione. È un episodio isolato. Da maggio fino ad ora non si sono più verificati episodi del genere. Diciamo che la reazione della vittima ha fatto sì che la persona che l'aveva aggredita desistesse, ma le modalità messe in atto, secondo me, sono proprio tipiche di un sistema criminale, di una mentalità criminale che doveva arrivare all'obiettivo, ovvero quello di recuperare quei soldi che la signora nascondeva. Però, come ho detto prima, fondamentale è purtroppo nel caso è la presenza dello spaccio. L'uso e lo spaccio di stupefacenti provocano questi comportamenti. Le segnalazioni al 112, la collaborazione dei cittadini quando vedono persone che non sono solite stare nell'ambito delle proprie zone è fondamentale. E soprattutto è fondamentale anche l'azione di prevenzione che in primis voluta dalla Procura della Repubblica di Campobasso, nella figura del procuratore D'Ancia, che obiettivamente ci compulsa in maniera adeguata e ci porta comunque a lavorare in maniera a tamburo battente verso in questi aspetti che sono sempre più pericolosi.